Buongiorno, benvenuti. Io sono Stefano. Non sono nel programma, comunque mi hanno chiesto di parlare brevemente di Blender e di Blender riguardo al rendering. Potrebbe capitarvi di fare un vostro progetto, magari lo dovete presentare a un cliente e potrebbe essere comodo avere un programma potente, pratico e facile da usare per poter fare un'animazione, un rendering da presentare a chi vi commissiona un progetto. Sarà una cosa veloce, spero di riuscire a parlare in 10 minuti, non di più, per lasciare lo spazio agli altri, quindi molto velocemente. Per chi non conosce Blender, lo potete scaricare, lo trovate in ogni distribuzione con Linux, direttamente nel repository. Il consiglio mio e nostro è quello di scaricarlo direttamente dal sito ufficiale, lo decomprimete, qui scegliete la versione più adatta alla vostra macchina, lo decomprimete e avviate l'eseguibile che è all'interno e lui parte in questa schermata. Qualcuno di voi usa Blender, lo conosce? Sì. Bene, ok. Allora, cosa può fare Blender? Un potente modellatore 3D, fa rigging, animazione, montaggio video, motion tracking. Com'è? È praticamente sarebbe montare, mettere una muscola, una ossatura all'interno di una forma, normalmente una persona, e quindi ci sono gli snodi in modo da avere l'animazione, presente l'animazione delle persone che si muovono, ok? Potete fare giochi, compositing, rendere di immagini tridimensionali, bidimensionali. Per entrare nel tema vi faccio vedere alcune immagini di rendering da un sito che a me piace tanto, che è Blender Guru. Fa anche la simulazione di fluidi, ok? E questo è un rendering che trovate sul sito Blender Guru. Questo è un altro, si può vedere che è molto potente per quanto riguarda il rendering fotorealistico. Insieme a queste immagini, questi prodotti finiti, trovate anche il tutorial passo passo per arrivare a questi risultati. Ok, quindi vi insegna passo passo cosa dovete fare in Blender per arrivare qua. Vabbè, per stare nel concreto, faccio vedere proprio velocemente un paio di lavori che trovate in sala, che ho fatto nell'ultimo mese praticamente. E la modifica della stampante 3D di Claudio che trovate nell'angolo maker e il plot sempre di vicino che ho fatto io. Vediamo un po' molto velocemente, ve lo apro tanto per farvi vedere. Allora, questa è la stampante 3D. Se si apre, è un po' lentino sulla riproduzione del... Comunque avete la possibilità di renderizzare che state producendo al momento, non proprio in real time perché ci mette un po', dipende dalla potenza della vostra macchina, però riuscite a fare un rendering anche diciamo a distante. L'altro progetto che vi faccio vedere, il plotter, okay. Anche questo l'ho potuto provare lì, poi lo facciamo vedere in funzione. E l'ultima cosa che vi faccio vedere è il pluviometro, che come vedete potete fare l'animazione, non so se si vede la bascula. E anche qui la videocamera che sta seguendo un percorso sempre puntata sul pezzo da
da renderizzare. Quindi con Blender potete fare il vostro progetto da zero. Questi sono progetti fatti da zero, anche le stampante, la modifica della stampante, i plotter sono stati progettati interamente da zero su in Blender, quindi per quanto riguarda la modellazione è parecchio potente. Ok. Allora, realizzare un rendering fotorealistico e in due parole è difficile comunque. Gli elementi importanti sono gli stessi sia che usiate Blender sia che usiate un altro software, non cambiano, ok? Quindi sono un buon modello. Cosa vuol dire un buon modello? Ad esempio, il primo consiglio che vi danno tutti, che sentite anche in rete, è che il modello normalmente dal CAD esce con gli spigoli vivi. In natura gli spigoli vivi non esistono e questo è la prima cosa da modificare. Raggiate tutti gli spigoli. Ok, poi i modelli non esistono perfetti come escono da un CAD, hanno dei segni, sono sporchi ad esempio, hanno delle macchie, hanno un po' di umidità delle gocce sopra. Questo serve per rendere realistico un rendering. Un'altra cosa sono i material, chiaramente i materiali, che sono la cosa più difficile da fare normalmente. Le test, in linea massima le scaricate da internet, sono tutte a pagamento, quelle in alta risoluzione, quindi se volete qualcosa di affidabile che vi dà un buon risultato, normalmente lo dovete comprare, però ce ne sono anche scaricabili veramente. E le luci. Questo è un nodo, quindi questo è un materiale fatto in Blender, il nodelito di Blender. Come vedete è abbastanza complesso, quindi a questo problema ci viene incontro Blender Mill, è un repository di materiali liberamente scaricabili, e hanno fatto anche l'addon che potete facilmente aggiungere a Blender, quindi c'è la procedura, semplicissimo, si integra perfettamente all'interno di Blender, lo vedete qui, semplice da usare perché ci sono tre tasti, update, preview e import, quindi update fa l'aggiornamento dal repository, preview vi apre la finestrella che vedete lì sopra per vedere l'effetto del material che andrete ad applicare, e import lo importa e lo assegna direttamente al pezzo, all'oggetto selezionato in Blender. Beh, chiaramente non posso trattare tutto perché altrimenti non c'è più spazio per i colleghi. Se volete approfondire Blender e anche il rendering o comunque tutte le altre cose che può fare Blender, può fare veramente molte cose. Io vi consiglio per partire il sito di Blender Italia, questa è la finestra. Nella scheda formazione trovate molti esempi, ma corsi che sono gratuiti, okay? Addirittura vi danno un attestato di partecipazione se riuscite a fare tutto il percorso correttamente. E non è riconosciuto più di tanto, però comunque è importante, e vi consiglio di partire da qua, altrimenti ci sono infiniti how to in internet, ma lo sapete meglio di me, e se no ci sono corsi a pagamento anche. Un paio di rendering fatti velocemente sul plotter, questo è uno. Questo è un particolare della stampante della modifica di Claudio. Ad esempio, se notate, la sfocatura è un altro di quei particolari da applicare ai rendering perché possa essere, diciamo, fotorealistico. La profondità di campo c'è
su uno scatto di una reflex di una macchina fotografica e avete una sfocatura sugli oggetti distanti, okay? Più o meno intensa, però c'è. Cioè, questi sono particolari per rendere realistica un rendering. Questo è il pluviometro, lo faccio vedere un attimo in animazione, tanto per... che sarebbe questo. Ecco qua. Potete facilmente fare un'animazione con un rendering in black, fatto di letto logicamente, okay? Niente di che, però... Se dovete presentarlo a un cliente, magari capisce meglio una cosa così che non aprire Blender e far vedere l'oggetto semplicemente così su un carro. Allora, scusate, non si può non parlare dell'ultima versione di Blender, dovrà uscire, speriamo a breve, e, oltre a una grafica completamente rinnovata, è veramente, vi assicuro, una gran figata, porta con sé un nuovo motore, si chiama ID, ok? E questo promette il rendering in tempo reale, cioè quello che avete visto prima, che vi ho fatto vedere che renderizzava piano piano, quasi in diretta, ma ci mettiamo un po' a renderizzare, e questo fa il rendering praticamente istantaneo, non ci sono tempi di rendering, quindi vuol dire che fare un'animazione come quella del prima del pluviometro, per ogni frame, lui prima renderizza il frame e poi lo aggiunge a una serie di frame e crea un video, ok? Se lo fa in tempo reale non deve fare tutto il processo di rendering che è lungo, chiaramente più aumentati i sample e quindi i rimbalzi della luce e più tempo ci mette, quindi vuol dire abbassare drasticamente i tempi e avete un rendering in tempo reale. Vi faccio vedere un attimo il video dimostrativo dei sviluppatori di Blender, del Blender Foundation. E fin tanto vediamo se avete delle domande, così... Schifo un attimo, questo è Blender, ok? È l'oggetto che avete visto prima. Questo video lo trovate in internet chiaramente sulla pagina di Blender. Avete qualche domanda magari da fare? Comunque noi siamo lì tutto il giorno, quindi se volete venirci a trovare anche a pomeriggio ne parliamo, anche quello che sappiamo ben volentieri lo condividiamo. Faccio presente un'altra cosa: se scaricate Blender ha un peso di circa 170-180 mega, decompresso sono meno di 600 mega e fa queste cose, non solo rendering, fa CAD, okay, fa animazioni, ma fa anche post processing di video, di immagini, color correction, cioè è uno strumento potentissimo, che sia facile da usare, ne possiamo discutere.
quasi finita. Ci sono le luci ma anche le ombre volumetriche, non so se si notano, che come volumetriche nel senso è come ci fosse la nebbia, diciamo che se ci sono domande, se no io avrei finito. Grazie.